Ho conosciuto Massimiliano Girardi e questi ragazzi coraggiosi, non proprio solo questi, ma erano un po' diversi, molti anni fa, e così sono forse stato il primo politico che gli ha dato fiducia alla sfida che avevano messo lì e che è quello di dire: ma perché non andiamo in Europa? Allora questi ragazzi hanno avuto davvero un grande coraggio, perché sono partiti per grazia, per fare un incontro un giorno e l'altro, non si capiva bene come, e sono tornati di ritorno con grandi contatti, poi si è visto perfino nel gruppo strumentale un maestro cinese, e quindi contatti e rapporti a tutti i livelli, però sempre un grande legame al proprio territorio di origine. Quindi andavano, facevano tutte le loro relazioni, i loro contatti, imparavano le lingue naturalmente, perché senza lingue non ci si muove, una grande qualità sempre, perché occorre studiare per imparare a suonare quando si va all'estero, quando si sta anche in Italia naturalmente, bisogna impegnarsi, bisogna eccellere, e quindi poi riportare in valle, riportare nella loro terra queste esperienze maturate in giro per il mondo, cercando di condividere con gli altri anche di far crescere il territorio da cui si proviene. E questo, in parte ne ha accennato anche Beppe Zorzi, è il significato vero dell'autonomia. Un'autonomia naturalmente che gira il mondo per imparare, per confrontarsi, che non è chiusura, ma è viceversa apertura, è riuscire a ragionare, a dialogare, a colloquiare con altre lingue, con altri stili, con altre sensibilità, però poi un'autonomia che è anche orgogliosa e che giustamente cerca di investire sul proprio territorio, sulle proprie risorse, sulla propria qualità. E loro sulla qualità hanno davvero investito molto, ed è bello che siano dei giovani, adesso non sono più giovanissimi, ma sono ancora giovani, ed è bello che siano riusciti a mettere in campo questa Alpen Classica Festival, perché devo dire, come dire, è un po' il coronamento di queste loro esperienze fatte in giro per il mondo, soprattutto a livello europeo, ma soprattutto anche il coronamento di una serie di credibilità a livello nazionale e internazionale che si sono costruiti. Ed è bello che lo facciano nella loro valle, la Valle del Sole, con un'apertura naturalmente a tutto il Trentino, che lo facciano all'interno di un progetto euroregionale, che lo facciano tenendo conto che il nostro territorio deve crescere, l'ha detto bene anche il responsabile della PT, è vero che lavoriamo per i turisti, per gli ospiti, per fare in modo che possano intrattenersi e possano anche loro apprezzare la nostra terra, ma lo facciamo primariamente per far crescere le nostre comunità, perché comunque la cultura dà valore aggiunto a tutto, quando è fatta bene naturalmente.